Ciao a tutti, è tempo del nuovo gameplay settimanale. Questa volta andremo ad esplorare un dungeon molto piccolo, devo dire, perché è Tiny Epic Dungeon, il nuovo gioco uscito da Kickstarter. Questa è la sua versione Kickstarter della Gambling Games, l'autore è sempre lui, il mitico Scott Adams, e questa volta dovremo andare a sconfiggere il boss del dungeon per riuscire a vincere la partita. Magari recupereranno anche qualche tesoro, ma nel frattempo l'obiettivo principale di vittoria è sconfiggere il boss. E lo faremo con i nostri due personaggi, con l'amico Davide. Eccolo, è tornato pure lui. Ciao a tutti. È tornato pure lui. Come stai? Bene. Grande, grande. Bene. E lui giocherà con il suo personaggio preferito, che è il nano. Il mio amato nano. Come si chiama? Thor? Thordin Firebird. Thordin Firebird. Io invece giocherò con un personaggio femminile, richiamando ovviamente le avventure più classiche, che è Lara Gambit, poi ve le faccio vedere in dettaglio. Abbiamo già posizionato al centro praticamente l'entrata del dungeon e chiaramente con i nostri personaggi già quattro stanze ovviamente danno verso l'esterno, per cui potremo andare a esplorare chiaramente le nostre stanze a una o anche attivare l'abilità della nostra scheda del dungeon. Come funziona? Adesso vi dico immediatamente, vi faccio subito presente questa cosa bruttissima. Per cui, condizioni di vittoria. Una. Abbattere prima i due mini boss che troviamo all'interno del dungeon. Dobbiamo, giusto Davide, scoprire dove stanno. Esatto. E poi una volta distrutti i mini boss, si aprirà la porta, avremo l'occasione di andare a sconfiggere il grande boss, che non sappiamo qual è. È qui sotto, non sappiamo cosa c'è. E di conseguenza molto pathos, però normalmente non è mai una cosa bella, è soprattutto molto difficile riuscire a raggiungere il boss. Manca ammazzarlo effettivamente. Poi in due devo dire che vabbè, chiaramente il gioco è tarato in base, certo, al numero di giocatori, però normalmente condizioni di sconfitta tante tantissime, cioè vabbè, tante no, insomma, sono tre. La prima: quando la torcia, perché sulla carta avventura la torcia scende praticamente di passo in passo ogni volta che tocca un giocatore, perché il giocatore fa la sua azione e poi la torcia scende. Esatto. Quando la torcia scende o arrivano nuovi goblin praticamente all'entrata del dungeon o automaticamente tutti i goblin che sono in giro per il dungeon attaccano. Così, tanto per non farsi mancare niente. Se la torcia arriva al teschio, esattamente qua, automaticamente noi abbiamo perso. Se quattro goblin si trovano all'interno del dungeon e capita durante il movimento della torcia, dice mettete un altro goblin all'interno del dungeon e non ce l'abbiamo, automaticamente abbiamo perso, perché ci hanno praticamente sovrastato di numero, ci hanno assaltato e ci hanno fatto un mazzo così fondamentalmente. Oppure quando costruendo il nostro dungeon non abbiamo più la possibilità di piazzare una tessera libera, ovviamente che dà chiaramente, perché le tessere vanno girate in base alle stanze con i vari corridoi, quando non riusciamo più a piazzare e l'unica tessera va verso l'esterno, praticamente automaticamente abbiamo perso la partita, perché non riusciamo più ad andare in giro per il dungeon. Questa è un po' la sintesi. Esatto. A sto punto, caro Davide, io direi che possiamo tranquillamente iniziare. Qua abbiamo già le carte, come vedete, insomma, lì ci stanno ovviamente i goblin e i mini boss, e qui abbiamo gli oggetti magici che potremmo andare a trovare pescandoli, uccidendo chiaramente i vari goblin o i vari boss, gli incantesimi e le pozioni magiche, che sono fighe ma hanno anche delle controindicazioni come tutte le pozioni magiche. Per cui allora Davide, okay, siamo pronti per l'esplorazione del dungeon. Beh, Lara è prontissima con la sua frusta. Tu col martellone e lo scudo, e andiamo ad iniziare questa avventura all'interno del Tiny Epic Dungeon. Eccoci tornati nel nostro mitico dungeon, siamo prontissimi. Allora, adesso pensavamo con Davide, che cosa facciamo? Facciamo partire ovviamente il nano da combattimento corazzato. Andiamo avanti. Cioè io sono agile, sono carina, insomma recupero tesori, però se mi piglia un goblin mi fa una faccia tanta. Per cui andiamo avanti il tank. Ovviamente andiamo avanti, chiaramente, il tank. Tra l'altro ho visto i personaggi di sto gioco e non è che sono vagamente, ma sono palesemente sputati a quelli di World of Warcraft.
non so perché, ma veramente hanno, cioè proprio, mi assomigliano moltissimo, gli assomigliano tantissimo. E la cosa non è che sia negativa, anzi, World of Warcraft è stato uno dei giochi con cui mi sono divertito tantissimo, per cui mi piace molto, anche le miniature sono molto carine. Il nano, adesso a sto punto dobbiamo decidere se il nano, se Davide, esatto, esplorerà una delle stanze, oppure se attivare l'abilità, chiaramente, esatto, della carta dungeon, e pagare praticamente, cioè far spostare la torcia di uno, e andare ad aprire, praticamente andare a vedere quello che c'è in tutte le stanze. Il che potrebbe essere figo, perché dice, vabbè, facciamo un'esplorazione unica, ma se nella carta ti dice aggiungi il goblin, automaticamente ne aggiungi uno, ma se ne vengono quattro, sono dolori perché siamo circondati e potrebbero essere i famosi volatili per diabetici, insomma, esatto. È un rischio che però possiamo, diciamo di sì, possiamo anche provare a farlo, non so, se tu il nano, se tu, è il tuo turno. Potremmo, io accetto consapevolmente la tua decisione, per cui che dici? Ci proviamo o ne apri una? Io sono un po' più cauto. È cauto, è un nano cauto. Cioè, è strano perché normalmente i nani sono quelli abbastanza cazzeggioni. Usa un po' la capoccia, forse è un po' più cauto. Allora, io proverei ad esplorare questa qui. Ok, allora giriamo e vediamo che succede. Ah, adesso possiamo anche decidere come girare la carta, esatto. Ricordiamolo, perché poi eventualmente ve la farò vedere anche in dettaglio, però le carte hanno delle porte, diciamo, dei corridoi. Voi potete girare la stanza come volete, in base poi a come volete andare. Per cui state, era così, la puoi lasciare così. Così potremmo esplorare in questo, esatto, senso. E abbiamo trovato tipo una tavola, una mensa, una cucina. Diciamo di sì, sì. La cucina del dungeon. Che però, ok, qui possiamo recuperare tutta la vita. Possiamo recuperare vita, ma dobbiamo fare una prova in magia. Io provo in magia. Io in magia sono un po' scarso, giustamente, il nano. No, magari... Io ho due dadi di magia, intanto, per cui volendo. Intanto sono entrato. Ok. Ricordiamo che ogni personaggio ha un ammontare di punti vita, un ammontare di focus, che è l'energia che può utilizzare all'interno del gioco, e un ammontare di dadi, chiaramente in base alle caratteristiche, esatto. Per cui, per esempio, forza, agilità e magia. In questo caso lui è un nano, prettamente la magia non sa che cosa sia, l'agilità poco, un pochetto, perché si muove lento, perché essendo basso, però come forza ovviamente ti rompe, ti spacca tutto. E chiaramente quello è il numero di dadi che andremo a tirare, sono questi qua, eccoli. O poi vedrete anche sul tiro del dado come funziona, perché dobbiamo fare gli skill check, esatto, per attivare sia le abilità che ovviamente anche in combattimento le botte. Allora, ok, quindi tu hai ancora movimento, perché hai difesa 4 3. E movimento 3. Quindi mi sono mosso di 1. In questo caso, a parte che non conviene usarla perché abbiamo piena vita, ma per me è difficile. Ma no, a parte sei a full vita. Però è un'azione gratuita. È un'azione gratuita. Quindi quella si può fare tranquillamente. Spendendo 3 di focus puoi recuperare il massimo della vita, perché stai a mangiare all'interno di quello che trovi, non so, insomma. Quindi, aspetta. Intanto andiamo a mettere, esattamente, quando si scopre ovviamente la carta, in base a dove vanno i corridoi andremo ad aggiungere nuove tessere del dungeon. Quindi io proseguirei in giù. E prosegui in giù. E so il mio secondo movimento. E c'è un goblin. Ah! In questo caso mi fa l'imboscata. Perfetto. Per cui praticamente lui, ovviamente, nel momento stesso in cui gira la testa, tra l'altro è una stanza del tesoro, per cui c'è una chest. Sì. Ma la chest è protetta da un goblin. Per cui andremo a mettere il primo goblin. Che mi fa subito un'imboscata. Mettiamo così, almeno lo vedono meglio da sopra. Okay. Un punto vita. Per cui, nel momento stesso in cui arriva dentro la stanza con un goblin, subito imboscata. Punto vita perso. Andiamo a pescare il goblin. E andiamo a pescare il goblin. Ed è il Boomy Goblin. Il Boomy Goblin. Questo lancia le bombe. Ah, eccolo qua. Non so se. Il bombarolo. Lo vedete? È il Boomy Goblin. Questo praticamente lancia le bombe. Esatto. Ce lo mettiamo esattamente qua. Okay. Per indicare che lì è un Boomy Goblin. Ok. Però per il momento non fa nulla. No, ma solo tolto un punto vita. Però tu ancora hai azioni disponibili. Ok, io come mia azione gratuita, il nano ha un'azione molto buona. Lo Shield Bash, spendendo tutto il mio focus 5, ammazzo un goblin istantaneamente. Ed è un'azione gratuita.
alla faccia del del goblin, insomma, alla faccia del goblin, perché gli la spacca proprio quello scudo. E io lo faccio. E qui tira giù il focus a zero, shield bash sulla faccia del goblin, che praticamente rimane completamente spiaccicato. E d'ora in avanti, esatto, e d'ora in avanti il nano avrà lo scudo con la l'effigie del goblin spiaccicato sullo scudo. Il goblin appena arrivato se ne va. però intanto ha avuto il coraggio di fare in danza, esatto, che non è poco. Quindi il goblin ritorna qui e tu lo ammazzi. Come ricompensa, esattamente qua, come ricompensa, praticamente puoi pescare o un oggetto comune, diciamo, o un oggetto comune o un incantesimo. Essendo qua, o un oggetto comune o un incantesimo. Essendo io un nano nella magia un po' negato, andrei, diciamo, andiamo con l'oggetto comune, e questo il goblin lo scartiamo, tanto è moruto. Elven Chain, l'armatura degli elfi. Adesso io il dico nano. Ma volevo dire, un nano assurdo, che trova l'armatura degli elfi assurdo. Io fossi in te la scarterei immediatamente. Però, vabbè, che però ti dà più uno difesa più uno in movimento. Quindi io non la scarterei. Ecco, vabbè, è un nano rinnegato. È un nano rinnegato che si mette le armature degli elfi. È veramente. Quindi io in questo caso avrei anche un movimento in più. Quindi io ne ho fatti due. Quindi potrei ancora esplorare. Ricordiamoci volendo sempre mettere. Volendo sì, eccola qua, un'altra stanza. Ok. Potresti esplorare o potresti fermarti e decidere di provare ad aprire quello lì. Però qualora ci riuscissi potrei pescare i tesori dalla pila di scarti. Pila di scarti che non ci sono. Che non ci sono, quindi in questo caso è inutile aprirlo. Eh sì. Quindi proseguo con il mio terzo movimento. Giù. Una stanza trappola. È una stanza trappola. È una stanza trappola con le ragnatele. E lui rimane invischiato. Aspetta, con le ragnatele. Questa la devo mettere così. Esatto. Ok. Quindi il mio terzo movimento. Quindi devo risolvere. Deve risolvere la stanza trappola per riuscire a venirne fuori. Posso usare qualsiasi abilità. Non sono obbligato. Ok. Allora, quando c'è il punto esclamativo sulla carta, può utilizzare i dadi di qualsiasi abilità. Ma chiaramente utilizzerà la forza, immagino, altrimenti potrebbe anche dopo, perché prima lui rimane invischiato, esatto, e deve fare un test, esatto, potrebbe anche decidere come abilità, non lo può fare in questo momento perché è un'abilità principale, lui come abilità principale, no, tra l'altro l'abilità principale non l'hai utilizzata, no, perché hai utilizzato la tua abilità gratuita, esatto, con lo shield bash, quindi potrebbe anche decidere di disinnescare la trappola e di conseguenza disattivarla per tutti durante la partita. Quindi adesso io provo a districarmi con la mia forza e quindi tiro 3 dadi. Allora, c'è necessità di fare almeno 7. Vediamo un po'. 5. Più 2, 7. Più 2. Allora, come funzionano i dadi? I dadi hanno dei numeri secchi, tipo 5, 4, eccetera, da eccetera. Da 1 a 3 c'è da 1 a 6, giusto? Sì. Esatto. Da 1 a 6. E poi ci stanno i più 2 o più 1, anche più 1 più 2. Più 1 più 2. Quelli però non sono considerati, solo dei bonus. Esatto. Per cui in questo caso lui ha fatto 5, giusto? Sì. Più 2, 7. 7. Il 4 viene scartato, ma può utilizzare il valore chiaramente sotto al numero per recuperare focus. In questo caso recupera un focus. Però ha fatto 7. Giusto. Giusto per non rimanere invischiato nella ragnatela. Nel caso in cui fosse rimasto invischiato, si sarebbe preso 2 punti ferita, giusto, se non sbaglio? Esatto, 2 punti ferita. Esatto, ricordiamo sempre di mettere così. Ok, per cui. Quindi ora io la disinnesco. Adesso può tentare di disinnescare la trappola. Disinnescare la trappola con la forza gli garantisce di pescare o un oggetto o un incantesimo. Con la forza. Vediamo se il nano riesce a disinnescare pure la trappola dopo averla schivata. 5 più 1, 6, perfetto. E ce la fa. Mi riprendo sempre un altro focus. E se riprende un altro focus. Direi ottimo, no? Quindi l'abbiamo disinnescata. E ci mettiamo il tassellino questo dell'ingranaggio per indicare che qui non c'è più trappola. Non c'è più ragnatele. Non c'è più le ragnatele. Cioè praticamente quella torcia l'ha bruciata e poi ha disinnescato pure la torcia. Ok, quindi me ne ripesco un altro. Mazzao. Everlit Torch. La Everlit Torch è un monile, sono chiamati. Massimo facciamolo due. Vedere, eccolo qua. È un monile, è un oggetto praticamente.
che ti dà la possibilità di prima che arrivi il prima mostro, che attaccano tutti i mostri, possiamo si può rivelare una tessera e in più guadagnare anche lui di focus. Molto buono. This dicks, come dicono gli americani. E massimo due monili per personaggio, come due incantesimi. Ok, due incantesimi, due monili al massimo. Ok, questa è una. Vabbè, ve lo dico, noi partiamo, io per esempio parto col corpo a corpo, con una daggerina, con un pugnaletto proprio scarso. Ma ho la bullwhip, ho una bella frusta invece per quanto riguarda l'attacco a distanza. A distanza, esatto. Ok, però un meno uno sugli attacchi perché è roba scarsa. Finché non trovo qualcosa di meglio, me devo organizzare con quello che ho. Esatto. Mentre lui già partiva con lo scudo sfracellato, con le figlie del goblin davanti. E niente. Perfetto. E adesso niente, finisce tutto. Finisce il turno. Però noi abbiamo questa, ricordiamoci. Quindi, prima che questa venga attivata, in questo caso non attaccherebbe nessuno. Non attacca nessuno, perché non ci sono goblin. Possiamo rivelare una tessera e io guadagno anche due. Allora, le vogliamo rivelare? Ne voglio rivelare una di queste. Che magari te muovi tu. Se almeno mi ci posso muovere io, o non muovere nel caso in cui c'è il goblin. Scegli tu. Vabbè, riveliamo questa sopra. Perfetto, il goblin non attacca perché l'abbiamo rivelata. Però c'è un goblin, è una stanza con un portale. Però non ti fa la... No, però lo dobbiamo mettere. Esatto. Per cui mettiamo il goblin, mettiamolo sdraiato per fare che sì, ci esatto, sta il goblinino. Vediamo e andiamo a vedere che goblin è. Ed è un pochi goblin, per cui è un goblin con la lancia, con la picca. Esatto. Ok? E lo andiamo a mettere qua. Che io volendo potrei anche andare a gonfiare. Almeno non ti fa l'imboscata, perché l'abbiamo rivelato in questo l'abbiamo turno. Rivelato in questo quindi turno. Io mi guadagno intanto due. Bravo molto bene. Ottimo. Io il mio turno l'ho fatto, loro è andata giù, quindi la torcia è scesa e adesso tocca a te. È il turno di Lara Gambit potrebbe andare. Aspetta. Vabbè, dobbiamo mettere un'altra carta. Aspetta, questa no, questa è così, questa esatto, andata, quindi niente. Niente, esatto. È la stanza chiusa. È la stanza chiusa, esatto. È brutta sta cosa. Però questa non è male, che spendendo due azioni gratuite poi te le trasportati dove vuoi. C'è il portale. Esatto, sì. Per cui potrei trasportare lui presso una stanza già rivelata esatto. Chiaramente, ovvio. È un portale. Allora, i goblin sarebbe meglio ammazzarli sempre perché... Più ne entrano e più si pompano a vicenda. Esatto, più goblin ci sono e guadagnano un più uno per ogni goblin che c'è in quando gioco. Quando fanno l'attacco, esatto. Diventano pesanti quando ce ne sono tanti. Tanto loro attaccherebbero tra due... Eh sì, però al prossimo turno ne entra un altro, esatto. E qui sta qui. Esatto. Ora, andare a esplorare ulteriormente potrebbe essere l'idea, ma... Io diciamo, è che io ho un'armettina, capito? Rischio, però, con l'agilità potrei anche farcela. Per cui proviamo, Lara Gambit, ovviamente, entra nella stanza del portale... come lo volevi attaccare? Perché la frusta o con il dagger? Guarda, con la frusta lo posso fare anche a distanza in realtà. Esatto. A distanza 1. Però potrei anche sfruttare il portale dopo, capito da qua? Magari muovermi... Ok, no, perché avendo la frusta puoi... Attaccare anche a distanza 1. Attaccare solo a distanza? No, no. Sì. Con la frusta è possibile attaccare sia a distanza 1 che a distanza 0. No, C'è il simboletto solo a distanza 1 in linea retta. Se c'è... Ah, non era anche l'altra volta, però mi sembra che... E invece abbiamo sbagliato. Mi ricordavo sta invece cosa. Abbiamo sbagliato. Per cui quella frusta solo a distanza. Sì, se è indicata la linea retta è solo a distanza. E allora... gli vado addosso e l'attacco direttamente da qua con la frusta e poi te muovi anche perché mi conviene, no? Perché la dagger combatto con la forza e c'ho uno, esatto. E a distanza combatto con la frusta, c'ho tre, tiro tre dadi, per cui l'attacco a distanza con la frusta, esatto, questo lo tiro, ma serve solo nel caso il dado rosso praticamente è tipo un contrattacco che fa il goblin, ma e serve solo se sopravvive il goblin a vita 1, quindi diciamo, no? Sì, ma io potrei anche avere sfiga qui dai, e di conseguenza, secondo me... Allora, ok, vabbè, bellissimo, perché faccio 6... Lucia? Aia, 6, cavolo. Più 1, 7. Per cui, però, io ho un meno 1 sulla frusta, per cui quel Lucia ha 6? Lucia ha 6. Per cui non lo sconfiggo?
Sì. Tu praticamente faresti 6 praticamente, no? Sei più una 7, però c'ho un meno 1 di quindi meno faresti 6. Lui c'ha 6, in teoria no, però puoi manipolare i dadi. Posso manipolare un dado, per cui esatto. Tecnicamente io con la mia abilità, l'Ara Gambit, posso girare e fare un upgrade di una faccia di uno dei dadi. In questo caso utilizzo 2 di focus, esatto, e vado a 4. E il più 1 lo faccio diventare un più 2. Esatto. Per cui automaticamente supero il suo valore di difesa di 1, e automaticamente, perfetto, con sta frustata praticamente spacco in 2 il goblin e automaticamente il dado rosso non viene utilizzato, ma in più recupero anche un focus. Esatto. Ok? E non è andata male. Quindi guadagni, buono, buono. Per cui guadagno un oggetto. Un oggetto e posso anche andare a rivelare una tessera. Molto buona. Molto buona. Allora, un oggetto. Il level goblin non si mette. Sì, il level goblin che è moruto. Vediamo che cosa ha. E ho trovato un'armatura leggendaria, ragazzi. Un'armatura leggendaria dello scarabeo. Allora, esattamente come in World of Warcraft, esattamente come in altri giochi del genere, ci sono dei set di equipaggiamenti che sono ovviamente la chest, le armi, i monili e tutto quello che ti serve praticamente per avere il set completo. In questo caso dovrebbero essere 3-4 pezzi. Uno, due, tre, quattro, sì, pezzi. Questa per esempio Best Ball Scarab c'ha 4 pezzi. Che succede? Con un pezzo solo niente. Con 2 pezzi guadagni un più 1 in difesa, con 3 pezzi guadagni un più 2 in difesa, con 4 pezzi guadagni più 3 in difesa. Tanta roba. Che non è male. Come base però c'ha, come base mi dà più 1 magia e più 1 in difesa. Buono. Più 1 magia non mi mica male. Per cui vedete una Lara Gambit che però che viaggia con l'armatura dello scarabeo, i vestimenti dello scarabeo egiziano, figo, ci piace. Quale vuoi rivelare? Quale vogliamo rivelare? Vuoi che rivelo questa di fronte a te o vuoi che ne rivelo una di queste? A me non mi cambia niente. Tu ancora devi muoverti. Io quindi vediamo muovere dove vorresti andare. Ma io a sto punto andrei da ste parti. Quindi rivela questa. Ah, riveliamo questa, così sto più tranquillo, esatto, io. È una trappola con un cerchio di fuoco, sì, e un pentacolo di fuoco bruttissimo. La vogliamo mettere così? La possiamo così mettere possiamo anche sia così, giù così, che così giù. Possiamo andare sia su che giù. Ok, perfetto. Ok. E va bene. Però io ancora posso muovermi. Esatto, perché questa è una trappola. È una trappola, va disinnescata con la magia, che volendo ce la potrei anche fare. E lo skill check. E per lo skill check devo fare un 6 sull'agilità, ovviamente. E beh, tu sei più forte. Ci proviamo? Come no? Ah sì, quindi tu perché fai mi muovo, il primo movimento, giusto? Faccio il primo movimento e vado su questa stanza. Aspetta che metto le stanze che tutte le volte ci scordiamo. Ok, lo so, vabbè, insomma, questa è l'anzianitudine più mia che tua, ma... Allora, vado a fare uno skill check fa 6 con l'agilità e devo fare... Almeno 6. 6 o più. Devi manipolare qualche dado. ma ne posso manipolare quanti voglio in realtà? Sì. Per cui 3 e più 1 avrei fatto 4. Devi arrivare almeno a 2 sopra. Con 2 focus questo lo faccio diventare 4. 4. E altri 2 focus. Esatto. Questo lo faccio diventare un più 2. Esatto. Però finiti i focus. Per cui sono arrivato a 1, insomma. Comunque 6 l'ho fatto, per cui la trappola l'ho evitata. Esatto, hai guadagnato. E anzi, ho riguadagnato anche in focus. Perfetto. Adesso volendo potrei, visto che non ho, no, ho fatto l'azione principale perché ho attaccato, per cui avendo, esatto, attaccato il goblin ed è poi fare solo un'azione principale a turno, non posso ovviamente in questo caso provare a disinnescare la trappola. Vediamo, magari lo faccio dopo. Però volendo poi però posso ancora muovermi perché io ho esattamente 4 di movimento. Esatto. Il problema è che se trovo un goblin poi no, non mi attacca, però non lo, no, diciamo ti fa l'imboscata, ma non puoi, che dici? Non puoi attaccarlo. Mi fermo lì o esploro? Poi che fareste al posto mio? Oddio, sono Lara Gambit, c'ho paura, esploriamo. E se arriva il magari goblin, attacco a sorpresa, gli fai i tuoi occhioni, no? Lara Gambit decide di esplorare perché è ovviamente è Lara. Esploriamo, però stavolta ci ha beccato male perché si becca un goblin sulle gengive in una stanza chiusa peraltro, che gli fa l'attacco a sorpresa perché automaticamente perde una vita e arriva un nuovo goblin verde. È un po' come quello praticamente, la è chiusa, è una stanza chiusa. Okay, andiamo a vedere che goblin arriva.
ed è Shooty. Lo Shooty questo Goblin, spara. Eccolo qua, è un Goblin cabalestra. Cabalestra. Cabalestra, che spara pure a distanza. E va bene. Ce lo mettiamo. E però... Ce lo mettiamo qua. Però mi ha fatto solo un attacco così, al volo, mi ha fatto un po' male, solo un dannino, però okay. Sta lì. E fra due turni ne arriva un altro. No, oh, adesso ne arriva subito un altro. Per cui finisco il mio round. Si sposta ovviamente la torcia e arriva un nuovo goblin. Eccolo. Il secondo goblin e arriva direttamente all'entrata. Vediamo chi è. Bello baldanzoso. Andiamo a vedere il secondo goblin. Mixi. Ah, eccolo. Ed è un mixi goblin. Che è questo qua. E questo è carino perché fa le pozioni. Lancia le pozioni. E le pozioni che lancia fanno veramente, veramente male. Ce lo mettiamo qua, il Mixi Goblin. E già so due, eh. E già so due. Rompe l'anima. Piano piano crescono i Goblin. Vada, non è che facile. Mi tocca andare lì e ammazzare. Mi sa che ti tocca. Il fatto è che mo non ho focus per poterlo uccidere istantaneamente, quindi è un bel problema. Che cazzo, cioè lo scudo, volevo dire... Ma per utilizzarlo devo avere il focus. Lo so. Non c'ho. Anche il mio babbo diceva tre palle da flippare, però volevo dire... Ok. Purtroppo. Allora. Che faccio? Torno indietro e lo uccido normalmente oppure proseguo a esplorare? Per me bisogna togliere. No, vabbè, cioè, sei un nano da battaglia. Cioè, vado a menà. Cioè, io faccio l'esploratrice, tu sei un nano da battaglia, c'è il goblin. Torno indietro e lo picchio. Eh sì. Uno, due, tre. Tanto più che c'hai tre di movimento, anzi c'hai quattro, quattro perché c'è anche l'armatura degli elfi. E lo picchio a sangue. Vedi, ripeto, un nano con gli armatura degli elfi. Se può vedere. No, è proprio però, è contro natura, eh. Voi fate finta di niente. Vado, Vai, vai. Devo fa il Goblin 2. Il Goblin 2. Devo fa 6. Devo fa 6. Gli devi superare il suo valore di armatura. Per cui, quattro. Eccoli qua i dadi. 4 più 2, 6. 2, 6 e mi serve qualcosa per modificare, per forza. 2, giusti. Questo diventa 5. Ok, perché anche tu c'hai l'abilità che puoi trasformare. Tutti, la di base quella. Quello di base sono tutti. Per cui 5 più 2, 7 automaticamente, ma che kill. Per cui riesce a rompere ovviamente il muso col martello, stavolta in piena faccia, al goblin, più ti guadagni anche 3. 2, ah no, 3. No, 3. Tende focus. Buono, e ovviamente il dado del goblin non si attiva perché è morto sul colpo. Qual era il mix? Aia! Guadagno un oggetto e una pozione. Allora, guadagni intanto un oggetto. Beccati l'oggetto, questo è morto. Ah, questo ti potrebbe interessare a te. Ah, il World of Scarab. Eccolo. Quasi. È uno degli oggetti del set dello Scarab. Te lo scarto direttamente. Per cui, lo scarti perché io lo posso. Io ho come abilità che posso recuperare. Ovviamente, sono una cacciatrice di tesori, posso recuperare. Questo te lo lascio molto volentieri. È un tesoro di nano. È un tesoro di nano, niente da dire. Ok. Perfetto. E questo è moruto. E la pozione. Adesso vi spiego come funziona la pozione. Quando si pesca una pozione, subito un effetto negativo. Subito un effetto instant negativo. Per tutti. Per tutti, ma non solo per lui, per tutti. Perché è come se cadesse la pozione e si spargesse nell'aereo, praticamente. Dopodiché la pozione la può tenere perché la può riutilizzare in seguito e andiamo a vedere che chi diavolo è uscito. Allora, la pozione ci dice che tutti i nemici attaccano. Tutti i nemici attaccano, quindi lui attaccherebbe. Per cui tutti. Grazie, complimenti. Cioè, sei proprio. Okay. Tutti i nemici attaccano, che lui attacca me intanto, di base. E dopodiché, dopodiché è un Mind Tonic. Che. Non è Gin Tonic, no. Non è è una. No. È un Mind Tonic, che però potrebbe essere anche Gin Tonic per la mente, insomma, vabbè. Che però ti farà guadagnare istantaneamente 4 nel focus e in tutto il round, in quel round di gioco, hai un più 5 sulla magia. Non è mica male, non sarebbe male. Però intanto andiamo a fare l'attacco del Goblin su Lara, per cui fammi questo attacco. E il goblin attacca e ti leva meno 1. Anzi, no. Colpisce anche me. Che tutti gli eroi colpisce tutti gli eroi dentro due di città. A distanza 2, quindi 1 e 2. Quindi me e te. Tutti gli eroi colpisce. Qua, tutti gli eroi. Colpisce tutti gli eroi a due di distanza. E ti fa un danno, ma è un danno non salvabile questo, credo. No. Cioè questo te lo pigli, questo punto. Per cui mi prendo un altro danno e pure te. Pure io, esatto. Cioè non c'ha la difesa, senza difesa, no, il danno senza difesa. In questo caso no, quando attaccano loro no.
Ok, e l'abbiamo fatto. Che brutta cosa. Va bene. E io posso... No, mi sono mosso, l'ho combattuto, quindi volendo posso utilizzare... Cose... Lo shield bash non ce l'hai, ancora disponibile, manco... ma tanto non c'è sta il goblin. Potrei berla, perché avevi già 5, ma aspettiamo. No, aspetta, no. Basta, non posso fare più niente. E allora ti fermi. Potresti anche muoverti, usare il portale per andare a qualche parte. No, non posso più muovermi perché ho fatto l'azione eroica, quindi ho combattuto, quindi non posso continuare a... Ah, perfetto. E allora a posto. E allora a quindi posto. Scende. Scende. Ari, attacca te. Allora, scende la torcia. Prima che scende, però. Prima che scende. Possiamo rivelarne un'altra e ne guadagno due. Vabbè, tu ne guadagni due, io non guadagno una cippa. Cosa riveliamo? Riveliamo questa. Sicuro? Riveliamo quelle nuove, perché man mano che le abbiamo messe abbiamo più nel setup, esatto. I mini boss arrivano dopo un po' di carte. Dopo nove carte ci sono delle carte standard che sono le prime stanze, poi arrivano i mini boss e nelle ultime quattro carte del dungeon c'è l'altro del boss. Per cui quindi queste quattro erano le base, quindi 1, 2, 3 e 4 sono già sono quelle anche. E allora queste sono quelle che abbiamo messo ultime. Già sono quelle nuove, però. O questa o una di queste. Proviamo a regalare questa? Dai. Oh, c'è praticamente un pozzo. Che se la mandiamo, se con l'azione gratuita mandiamo giù, possiamo ricurarci tutta la vita. E non è male. E mettiamo un'altra stanza. Abbiamo due stanze vicine che ci permettono di curare tutta la vita. Non è mica male. Beh, vedi? È comodo. Oltretutto, azione gratuita. Quindi possiamo però, questa ci curiamo tutta la vita, ma scende nessuno la torcia. Esatto. Che insomma. Invece insomma. C'è da superare la magia. E quasi quasi dopo ce va. No, vabbè. Però abbiamo la vita. E basta me però. E no, ora no, sta. Ora scende la torcia. A loro. Che era già scesa. Era già scesa e attaccano tutti i goblin. Per cui io mi ripio un altro danno. Pure io. E lui perché spara con la balestra, sparando capita fino a distanza 2. Esatto, tu eri a distanza 2. E non è l'ignaletta, cioè questo è comunque bellissimo. Cioè, il goblin che spara è la freccia che fa gira l'angolo e poi ti tira dalla caccia. Tutti a distanza 2, quindi a distanza 2. Tutti erano a distanza 2. Io sono a distanza 2. Perché qui non è specificato l'ignaretta. È un'abilità cattivissima. C'ha il rimbalzo, c'erano i dardi con rimbalzo. Tipo quelli chi ha incastrato Roger Rabbit, ti ricordi? Sì, praticamente. Giravano. Vabbè, se ti ricordi, c'era anche un famoso film con Angelina Jolie dove sparavano e girava i proiettili curvavano. Ecco, mi pare si chiama Wanted. Qualcosa del genere. Insomma, sì. Vabbè, diciamo che sa di nuovo a Lara Gambit. Esatto. Lara, che ovviamente si trova là col goblin, che fai? Non provi ad ammazzare il goblin? Ok. Che dopo però mi perdo ovviamente la mia azione eroica, però. Esatto. Tra l'altro questo io da qui potrei anche usare i due focus e andare come pare. Esatto. Fondamentalmente. Però se lo combatti corpo a corpo, quindi lì devi usare il dagger. È quello il problema. Però me posso muovere. Ma se ti muovi di anche di uno per poterlo usare, poi dopo non ti puoi più muovere. Quello è... Ma io col dagger con uno di forza che gli faccio? Quello per quanto c'ha? C'ha 5. Aia, e che gli faccio? Dovresti fare 6. Anzi, non ci riesci nemmeno. Boro. Intanto utilizzo l'abilità dell'Ara, quella gratis. Per cui uso due dei focus. Giusti. E mi vado a recuperare un tesoro dagli scarti. Okay. E mi vado a crepare. A crepare! Vado a crepare sicuramente, perché questa è la fine che fa lo chef a qualsiasi partita. Però mi vado a recuperare il World of the Scarab. Ok. Che chiaramente è uno dei pezzi del set dello Scarab. Che cos'è? Va messa in mano. Ah, dove lo metti? Ha messo in mano dagger. E me lo metto al posto del dagger. È il libro, praticamente. È un amuleto. Credo, sì. Si capisce bene. Una specie di scudo sembrerebbe. Ah, forse è uno scudo. Ok. Se è uno scudo, bravo, è uno scudo. Uno scudo, ok. È uno scudo, vabbè. Che mi dà più uno in forza. No. Ok. Quando uso. E quando uso il. No, quello lì ti permette. No, fa un'azione aggiuntiva eroica in più. Eroica più. Però solamente un attacco corpo a corpo. Vedi, c'è specificato il. La spada. Solo la spada. Per cui in corpo a corpo potrei fare un'azione eroica in più. Perché potrei fare tipo due attacchi in corpo a corpo. Volendo, sì, esatto.
E se usi la magia, però a sto punto hai un più uno in difesa. Più uno in difesa, se uso la magia. E più, avendo due set del base, esatto, automaticamente ho già un altro più uno in difesa. Quindi a difesa come stai messo? Quindi c'hai a difesa sono messo bene perché c'ho 4. 5. Però qui devo utilizzare ovviamente la magia. Okay. Solo se utilizzo la magia c'ho più uno in difesa. E quindi di base ci avresti 5. Di base c'ho 4 più una 5. Esatto. Che comunque, però se uso la magia aumento a più 2. Esatto. No. Poi potrei anche diventare una Lara Gambit che incomincia a fare gli incantesimi e usa la magia, non si sa mai. Esatto. Allora, che mi conviene a fare a sto punto? Perché lì, col corpo a corpo, praticamente... Vabbè, a parte questa l'ho coperta. Ah no, questa praticamente ti direbbe, se fai un'azione eroica a corpo a corpo, ti permette di fare un'azione eroica... Extra? No, qualsiasi. No, un'azione eroica di magia. Ah, ok. Vero. Per cui se faccio una corpo a corpo ne posso fare anche una di magia. Esatto. È lo scudo magico, praticamente mi dà la possibilità di combattere. Vedi, figo. Diciamo che con magia... ma corpo a corpo io... O vado a coprire... A quel punto posso attaccare, ma... Lo devo mettere sulla frusta, dovrei metterlo. E utilizzare il dagger. Ah, ok. Però... Alla fine non è che sia proprio tutta sta gran cosa. Diciamo che come set leggendario non è molto indicato per te, ecco, mettiamolo così. È un set leggendario un pochino più da mago, probabilmente. Sì, infatti. Da caster, tra virgolette. Vabbè, io comunque da qui non mi posso muovere, per cui potrei spostarmi direttamente, però non ho focus. Per cui non posso nemmeno utilizzare abilità e niente, devo tornare. Proprio perché qui l'avevo disinnescata, per cui se ci ritorno devo rifare un'altra volta il test. Rifare il test e poi volendo disinneschi, però poi non fai più niente. Diciamo. Sono veramente incastrato. Vabbè, però te posso darti la possibilità poi di andarla a uccidere, dai. Sì. Mi rimuovo sulle braccia ardenti della lava qui. Tanto loro prima che attaccano c'è un po'. Lo so, però. E provo o rifaccio il test, ovviamente, sull'agilità. 5 più, anzi 6 più 2 8, per cui passo automaticamente l'agilità. No, guarda, fai così. Basta solo il 6. 6. Ah, giustamente, è vero, 6. Basta il 6, per cui mi recupero 3 di focus. Buono. Che non è male. E adesso provo a disinnescare la trappola come azione eroica. E poi te fermi però. E certo. Ok. Tra l'altro l'azione eroica la devo fare con la magia. Sì, e c'hai anche un più uno in magia, mi pare o no? C'ho 2, c'ho un più uno in magia. Più una magia, quindi tiri due dadi e ti aggiunge uno. Per cui, 3 più 1, 4. Più 1, 5. Più 1, 5 e l'ho superata. Giusta, giusta, eh? Giusta, giusta, per pelo. E, tanto questo anche devo tirare, vero? No, solo... No, ne ho tirato due, basta, giusto. Solo due dadi. Più 1, 4, più 1, 5 che mi viene dato, ovviamente, dalla veste. Vedi che a qualcosa è servito. E posso pescare a questo punto, come ricompensa, intanto questa... Ah, beh, giusto. L'abbiamo disinnescata. Ecco fatto. Posso recuperare a sto punto o l'incantesimo o un oggetto. Che vuoi fa? Proviamo un incantesimo? L'oggetto già ce l'ho? Proviamo, dai. Proviamo anche per favorire a loro quello che cosa viene. Oh, chi è? La nube della morte. Molto bene. La nube della morte. L'incantesimo della Madonna. Della Madonna. Che se la casto praticamente... Devo fare 6 di magia, tutti, cioè devo tirare un test, cioè tutti i nemici a distanza 1. A distanza 1 praticamente perdono quanto? No, colpisce tutti i nemici a distanza 1. E poi perdi 4 di focus. Perdo 4 di focus e faccio 2 danni automatici. A tutti i nemici a distanza 1, mica male. Perdo 4 di focus. Per poterla usare, sì, quindi dopo. Sì, vabbè, ho capito, però insomma mi sembra abbastanza. Beh, diciamo che se sei circondato dai goblin, li fai secchi tutti, eh? Mi sembra, insomma, vabbè, giustamente si chiama la nube della morte. Insomma. Esatto. Ok, a sto punto posso continuare a muovermi, però. Perché io ancora ho possibilità di muovermi. Però non posso fare azioni eroiche. No, non puoi più muoverti perché hai... Ah no, ho fatto azioni eroiche, ho detto una cazzata, ok, perfetto. Non puoi fare più nulla. Vabbè, potresti fare qualche azione gratuita, vediamo un po'. No. A parte vedrai che fra un po' mi toccherà o riposare, perché uno può fare anche come azione eroica, si può riposare. Salta il turno, ma recupera 3 punti vita e 5 de focus. Però per me te conviene magari
andare qua per recuperare bene la vita. Ma vediamo, dai, vediamo come butta. Per cui io finisco il turno. Esatto. Si alza ancora, si scende ancora di una torcia, ma nulla. Non succede nulla. E tocca di nuovo a Davide. Lo vado a coppa? Fate, se lo vuoi lasciare. C'è il bash pronto, E allora vai. Sono pronto così, E allora vai. Che questo aspetta. Che cosa mi dà? Ah, mi fa o pesco l'oggetto, o me da 5 focus. 5 focus e ti ricarica il bash. E forse me le ripio così, quindi. Eh sì. 1, 2. Questa è disinnescata, quindi tranquilla. Sì, è disinnescata e tranquilla. Lo accoppo. Per cui usa tutto il bash, anzi usa tutto il focus per dare un'altra scura, ma fortissima stabilità. E accoppa il goblin. Come? Accoppando il goblin come abilità o peschi l'oggetto o ricarichi tutto il focus. In tutto il mio focus, perché ho 5. Quindi. Ok. Quindi io ho usato l'azione gratuita, quindi ancora posso fare tutto. Fico, volendo. Volendo posso sprecare 2 per andare su una rivelata. Eh sì, e te potresti anche continuare a muovere per andare a esplorare. Quindi a sto punto torno, vado qua. Ci sta Majesty Bell, spendo 2 e vado qua. Ok. Qui se volendo potrei farla scendere per curarmi tutto, che dici? E arriverebbe un altro goblin. Subito. E tu potresti ammazzarlo. Ma sì, dopo. Dai, sì. Sì, almeno proviamo tutto, dai, sì. Quindi uso ancora un'altra azione gratuita per farla scendere, il goblin entra. Entra un nuovo goblin, che entra però, eccolo, questa volta entra giù. Da qua, dall'entrata. Chi è? E entra lo stabby goblin, che mi sa che non era fino uscito. C'è il pugnale, no, mi sa di no. C'ho la pugnaletto, c'ho la scimitarrina. Questo ci può fare. È un goblettino tranquillo. Ci potrebbe far curare se lo uccidiamo. Sì. Ok, e io però torno. Però questo c'ha l'abilità che quando attacca, porca miseria, ti fa perdere una vita per ogni goblin in gioco. Anche però questo. O si muove o o si muove o attacca posto, sul quindi... posto. Vabbè, giustamente. Ok, io mi sono rimesso piena vita, quindi posso ancora esplorare. C'hai ancora movimento. C'ho altri 2 movimenti, giù, perché sì. Io mi posso muovere 4. Ah, non scordiamoci che c'ho sempre questa io, La pozione, vabbè. Ok, vado su o vado giù? Queste sono le ultime che avevamo messo. Provo su. Vai su. Stanza del la tesoro. Stanza del tesoro. Sembrerebbe. Attenzione. Mettiamole subito un'altra. Qua. Ok. Quindi se io faccio un'azione di ricercare eroica con l'agilità, devo fare 5 e posso pescare. Però io non... Vabbè, a sto punto a me non mi conviene. Non ti conviene niente, infatti. Provo ancora con l'ultimo movimento, giusto? Vai con l'ultimo movimento. E questa è che abbiamo beccato? È una stanza l'armeria, mi sembra. Questa è l'armeria. Che tra l'altro è chiusa. È chiusa, vedi, ecco qui quando ti diceva che esatto. E qui è praticamente adesso qui è tutto chiuso, ragazzi. Capito? Diventa un po' un problema. Quindi, se io riesco a superare, è sempre gratuito. Il test. Posso pescare da qua, ma non c'è niente. Non c'è niente. Se invece perdo, quindi io qua non faccio niente perché non mi conviene. Eh no. E quindi io basta, sono fermo lì, non perché ormai i momenti li ho finiti. Eh sì. Basta, sto fermo così io. Perfetto, la torcia scende. Quindi prima che attaccano, posso rivelare un'altra e ne guadagno 2. Guadagni 2 focus, e puoi rivelare una tessera. Decidi tu, dove vogliamo rivelare? Vogliamo, dai. Ed è una trappola. Una stanza di rovi. Una stanza di rovi, la mettiamo così, in maniera tale così che abbiamo possibilità di esplorare. E vabbè. Aspetta che metto subito le altre, una qua e una qui. E come a proposito dei rovi, come diceva Cicciolina, uccello de rovo, se te trovo te provo. Diceva lei questo? Vabbè, dopo questa possiamo anche spengere automaticamente la gameplay. Vabbè. Vabbè, uccelli de rovo, era una serie TV degli anni 80 con un prete, insomma, che si divertiva a fare cosacce con... Vabbè, allora non dilunghiamoci. Non dilunghiamoci troppo. Questo è solamente per ricordare un po' il vintage che c'è in me. Troppo anche vintage. Allora, io direi che ti poi. Che famo? Io me devo muovere. Allora, mi muovo. Queste sono quelle che sarebbero ideali da andare a esplorare in questo momento, perché sono quelle con cui potremmo trovare il mini boss. Oppure vuoi andarti a prendere qualche vita? Non lo so. Che te devo dire? È un rischio, perché qui ne potrei perdere 3. Non muoio, però... No, Lara continua con l'esplorazione. Ah, non te curi? Ok, no, vabbè. No. No, perché tanto io mi posso anche fermare e farmi un riposino. Un riposino mezzo ai rovi. Ma cuccio giù da una parte, mi riposo in mezzo ai rovi. Mi muovo in mezzo ai rovi. E devi fare il test. Muovendo in mezzo ai rovi, ma è Lara. È Lara Gambit. Tiro 3 dadi di agilità e devo fare almeno 7.
7. Oh, 6 più 1, 7. E quindi riesco a passare, vedete, sono bravissimo, guardate quanto sono bravo con i dadi, e recupero anche un focus, tra le altre cose, per cui riesco a passare. Vuoi ora, disinnescarla o no? Posso fare l'azione eroica di magia per disinnescare questa cosa, no, qua. Come magia? Ah sì sì, devi fare un testo sulla magia, sì. No, no, sì sì, hai ragione. Ci sta a pergamena grossa così, però con la magia io ho un più uno. Uno, tiri sempre due dadi. E volendo, vabbè, no, ma te utilizzando la magia. Sì. Devi fare 6. Devo fare 6. Tiro comunque. Una quantità di tiro? 2. 2. Però c'ho un più 1. Più 1. Però poi non puoi più muoverti, eh? Lo so. Però la disinnesco e mi guadagno anche l'incantesimo un oggetto. Un oggetto. Vabbè, ok. Che dici? Tanto noi volendo possiamo sempre. No, anche perché se non la disinnesco, poi se uno ce deve ripassare, se la ritrova. Sempre no? una rottura. Proviamo a disinnescare. Beh, è Lara, dai, lei trappole, disinnesca, cosa fa. Proviamo a disinnescare con il 6. Ah, 6, giusto. Ragazzi, preciso. Ho fatto solo 11. Cioè, non ti fate capire quando la magia filtra in me. Io farei così. 5 più 1, 6 e questo e usi il cuore per curarti. Buono. Professionista, questo è. È un nano veterano. È un nano intelligente. Si vede che è l'armatura dell'elfo che ti fa. Ma sì, potrebbe essere. Allora, utilizzo 5 più 1, 6. Il 6 me lo lascio e utilizzo ovviamente il cuoricino sotto per recuperare una vita, come dice il nano. Il nano. Il nostro nano David è disinnescata e l'abbiamo disinnescata. Ecco fatto. E io avrei utilizzato ovviamente la mia abilità. Cosa fai? Devo stare fermo. No, cosa peschi? Perché l'hai pesco un oggetto. Tolto oggetto. Sì, perché il cantesimo ce l'ho potente. Vediamo se riesco a pegare. Chi è? Forse questa è un po' meglio per me, che è la Cursed Dragon. Ah, ce l'avevo l'altra volta. Ce l'avevo l'altra volta. È un'armatura maledetta che mi dà meno 1 in armatura, però mi dà un più 1 sulla forza, sull'agilità e sulla magia. Quindi quella là devi scartare. Per cui scartiamo il Vestment of the Scarab. Ora non è. Ok. Sì. E mi vado a mettere la Cursed Dragon Scale, che è vero che mi dà meno 1 in armatura, però mi dà un più 1 a tutto. Esatto. Però non fa parte di un set. No, questa. quella no. Ce ne faremo una ragione. Poi vediamo. Se trovi un altro magari cambio. La torcia scende di 1. Hai fatto tutto quindi, no? Sì, posso fare altro. No, azioni gratuite non le puoi fare? Ok, no. Perfetto. La torcia scende di 1. Non succede niente. Non abbiamo ancora trovato le stanze con Difatti tocca andare. I nemici. Secondo me potrebbero stare qua. E tra l'altro abbiamo una di queste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, potrebbero stare lì. Perché qua l'abbiamo messa già all'inizio. Forse stanno qui. Potrebbero stare qua. Ma infatti ecco per questo sono venuto su. E quindi che faccio? Vengo da te. Però devo fare tutto il giro per finire da te. Sì. Beh, potresti usare il portale, no? E dove sta? Ma comunque devo venire. Sì. Ah, c'è anche il goblin, ragazzi. È vero, quello sta lì a fannina adesso. C'è proprio che stava là. Che devo fare? Venite. Ah, comunque lo aspetto. Me lo vado ad accoppare. Se gli puoi dare un bello shield bash. No, glielo diamo. Sicuramente sto giro non perdiamo dei goblin. Beh, con shield bash fuori tutti. Ok, vado dal goblinino e lo accoppo. Anche perché poi ne arriverebbe un altro. Allora, 1, 2, te muovi. È chiuso qua, devo fare tutto il giro. Tanto quanto c'è il movimento? 4. 4. 1, 2, 3, 4, ci arrivi, preciso. Faccio shield bash. Shield bash, per cui c'ha il suo scudo. No, aspetta, no. Dal momento che non posso fare altro, non me posso muovere dopo, giusto? Perché io ho 4. Il focus è pieno. Me lo tengo e faccio l'azione eroica, tanto l'azione eroica ci posso fare, giusto? Certo. Almeno il focus me lo tengo pieno. Lo meni. Io meno normalmente con i dadi. Peccato perché c'è questo bello scudo pieno di goblin spiaccicati. Ma perché sprecarmelo se poi non posso fare nient'altro? Certo, c'hai ragione. Quindi il focus me lo tengo e gli meno. Do una zaccagnata con il mio hammer. Con il suo martellone. Vediamo se pianta come infiocco il goblin. Tra capo e collo gli do una martellata. Se vado, pianta come devo fare. Devi fare 5. Dai, devi fare 5, dai. Chi non fa 5? E 6. Più 4, più 4. No, 4, 4. 6. Ovviamente. E uno a uno me li uso per darmi due. Il focus è pieno. Per cui martellata da 6 sul cranio del goblin che rimane spiaccicato. E come ricompensa ti prendi o 3 di vita, ce l'ho. Non c'è bisogno, o un oggetto. Andiamo a vedere che cosa buona c'è.
che ha trovato, facci vedere. Questa è bella per me. Infatti mi sa che te la lascio, anche perché da lontano sei ovvero meglio. Ovvero la balestra, molto buona, la crossbow, molto buona, che per me non sarebbe male. Fino a distanza 3. Fino a distanza 3 posso sparare un dardo. In linea retta c'hai anche e tra l'altro c'ho anche un più 1. E ogni volta che la usi, ogni volta che la uso guadagno anche un focus. E questa mi sa che finisce da te, Me la lasci? Sì, sì. Bella, grazie. Il nano è sempre più generoso. Sempre più adoro generoso. I nani generosi. Io non posso fare più niente, potrei fare azioni, ma non attenzione, perché se stiamo avvicinando al fine del dungeon, e se non riusciamo a ammazzarmi di boss, abbiamo perso, Io mi fermo così perché non posso fare nient'altro. Ok, scende la torcia di uno, arriva un nuovo goblin esattamente da te. In faccia a me. E quando è così che è quello più potente tra i goblin. È arrivato il corazzatone, per cui il Mighty Goblin. Il goblin potente corazzato. Armatura 7, ragazzi. Che c'ha 7 di armatura, ma si muove di uno. Per ucciderlo bisogna fare 8. Tosto questo. E quello ci penso io col shield bash. Tanto tu c'è lo spiaccichi per qui. Però dopo è il turno, è il turno loro dopo, quindi mi attacca prima lui a me. Sfiga. Vabbè, quanti danni ti farà mai? Solamente due? Due, vabbè. Due danni li posso portare, dai. Sono lanetto, se posso. In realtà sono due danni per ogni goblin in gioco, però noi siamo stati bravi perché l'abbiamo eliminati tutti fino adesso, per cui... Allora, tocca a te. Lara, con le sue gambit, si muove... Con le sue gambit. Con le sue gambit. Ok, lì sicuramente. Ma vogliamo fare una cosa figa? Che devi fare? Utilizziamo l'abilità della carta, facciamo scendere uno che attacca e esploravamo tutte e due. Così mi attacca subito, giusto? Dici no? E esploriamo entrambi? E andiamo, proviamo a farlo, va. Allora, facciamo scendere la torcia. Lui mi attacca subito. Lui attacca e te fa due danni. E sta fermo. Tanto comunque doveva attaccare prima. E gli altri eventualmente però non attaccano. A me non mi fa niente perché attacca solamente quelli sulla stessa casella. Esatto. E andiamo però a rivelare chiunque ci fosse comunque non attacca. Ecco il primo mini boss. Il primo mini boss. L'abbiamo trovato, il primo mini boss. Andiamo a girare anche questa. Esatto. Il primo mini boss, magari è anche l'altro mini boss. No, che è una trappola. Ah, un trappolone. E la giriamo. Un trappolone. Sono le lame rotanti. Vediamo chi esce come mini boss. Andiamo a vedere il mini boss. Un'altra volta il Bright. Il famoso Bright. Per cui uno spettro. Uno spettro. Un bello spettro. Ce lo mettiamo qua per farlo vedere, che c'ha 6 di movimento, 4 di armatura, c'ha un più 3 sul corpo a corpo, come l'ultima volta, e un più 1 sull'attacco a distanza, eccolo qua, il Vright. Ricordiamo che gli attacchi magici colpiscono direttamente senza passare per l'armatura. Nel caso attacca, se è un attacco magico, ci fai danni diretti ignorando l'armatura. E questa è per noi contro di loro. Se facciamo da... loro no. E loro è... tanto per lo attacchi non è. Quindi magari è buono per i boss, i mini boss, è buona stavolta. Diamo il pulicino che la sua... Lo diamo da là, sì. C'ha 7 di vita questo. Eh sì. Pesante, eh? Eh sì, coi corpo a corpo... Per cui, a sto punto, io quasi, siccome so... Potresti usare quello, gli reveresti subito 2. Gli potrei provare a fare un attacco un corpo a corpo, anzi un attacco a distanza, perché io so a 1. Ok. Gli potrei fare faccio sta bella cosa, guardate che combo che tiro fuori sto giro. Faccio dei magheggi assurdi. Ok, sì. Tu ricorda che c'hai sempre la nube della morte, che volendo puoi usare. Però è sempre una mossa eroica. È un attacco eroico. Ok, poi non potresti fare più niente, è quello dico. Lo so. Però lo toglieresti solo tu. Spendo 2 di focus. Ok, e te prendi recupero la crossbow praticamente dagli scarti. E te la metti dove? Al posto della frusta o scarti quella? Beh no, a questo punto la metto al posto della frusta. Sì, è meglio, a quel punto sì. Beh, è molto più potente. Via la frusta, fuori. E qui via la frusta e adesso c'ho la crossbow. Perfetto. Per cui da lontano, mi sarebbe piaciuto anche lanciare questa, però faccio una o faccio l'altra. Esatto. Da lontano, io chiaramente a questo punto... gli sparo con la balestra, per cui c'ho esattamente... Aspetta. Ogni volta mi scordo. Questo è il limite, giusto? Perché questo è il limite perché sono 7, esatto, sono 3x3. Mi scordo tutte le volte, ok. Ok, per cui gli tiro esattamente 1, 2, 3 dadi. Ok, attenzione. Allora, se tu spari da lontano, attenzione, lui c'ha 8 d'armatura, vedi?
8 d'armatura c'ha lui, è tosta. È tosta, 8 d'armatura. Hai capito qual è il discorso? Lui da lontano c'ha 8 d'armatura. Fa 8, è tosta. Però io c'ho un più 2 de base. Perché la dragoscale mi dà un più 1 e la crossbow mi dà un più 1. Quindi già se fai. Cioè, dovresti far meno 9 per togliere 1. Porca madosca! Ma tanto anche con la magia, Con la magia gli fai solo 2 danni. Gli ignoro, cioè. Secchi. 2. Il problema è che. È tosto sto. Perché per le, sulla distanza c'ha. È forte. 8. È tosto sulla magia lui, Sulla magia gli levi 2 e sulla distanza c'ha 8 d'armatura. Ma tanto se gli vado in porco a porco, come si dice, se gli vado in corpo a corpo. Corpo a corpo, che gli meno? Che faccio? Che gli meno? Lo piglio insulti. che gli devo fare? Cioè, lo insulto. Prova ad attaccare allora con l'arma, con la balestra. Speriamo che fai qualcosa di buono, perché sennò so. Dai, proviamo a fare i numeri con la balestra. Tipo, venisse fuori un 6 più 3, 9 più 2, 11. Sondo lavori, sondo. E questo è un tiro decisivo. Questo non lo devo tirare, vero? Ah, sì, lui. Anche sì. Questo. Beh, lui sì, fa il contrattacco. Contrattacco, anche a distanza. Quindi lui a contrattacco devi aggiungere 1 al suo dado. È tosta. Lui fa 5. Allora, io ho fatto 5. Ok. Più 1, 6. Per cui l'armatura non gliel'ho tolta. Anzi, sì. Vediamo, aspetta. 5 più 1, 6. Questo c'è 3. Più 1, 7. Più 1, 7 più 1, 8. Più 1, 8. Quindi giusto, giusto ci stai. Per cui la devo superare. Devi superare. Devi stare. Però utilizzo gli ultimi 2 focus rimasti per girare la faccia di un dado. E a questo punto. È uguale. È uguale. Quello che metto in più 2 per cui 5 più 2, 7 più 8 più 9. E ne guadagni subito 1. Per cui guadagno subito un focus, però gli faccio un danno. E in danno solo. E lui ti farebbe 5 di contrattacco, perché 4 più 1, 5. E tu quanta armatura c'hai? C'ho 3. Quindi ti fa 2 danni. Allora, io gli faccio un danno. Gli ha fatto poco e niente. Forse gli facevi 2 danni secchi con gli questa. Gli faccio 2 danni secchi con questa. E forse ti conviene dopo messa cosa a quella. Vabbè, per cui praticamente lui mi fa un contrattacco, mi fa 2 danni. Vabbè. Dopo mi sa che devo vedere riposare. E mi sa di sì. Però io recupero anche un focus in più. L'hai recuperato, sì. Perché con la balestra anche. Cioè, sì. Oltre che con questo lo recupero uno anche con la Perfetto. Balestra. Perfetto. E basta, per cui, vabbè, lo spettro ovviamente potente. Contro la balestra. Spettro versus balestra, vince spettro tantissimo la balestra. E si fa zozzolendo. Cioè, lo spettro mi ha guardato e mi ha detto... Lascia perdere. Ma che ci sei venuto a fare su sto dungeon? Ok. Va bene. Quindi non può fare più niente. Non mi posso manco muovere, rimango mezzo ai rovi, però tanto comunque tutto tranquillo. Allora, che cosa faccio? Picchio come un fabbro lui con Shield Bash e vengo a pista lui forte. È ovvio. Faccio così. È ovvio. Allora, Shield Bash su di lui. Shield Bash sul Goblin che muore spiaccicato. Mighty Goblin una volta. Può fare il Mighty quanto gli pare. Il Mighty Goblin può fare il Mighty quanto gli vuole. Che ma faccio? È morto. Prendo vita o prendo oggetto? Perché vita sto a 5. Se vuoi prendere un oggetto, magari trovi un'arma un pochino più performante. Magari me da qua. Magari sì, speriamo. Orbs of the Scarab. Ah, un altro oggetto. Vabbè. Questo però se riposi tu non ti farebbe male. Guarda un po'. L'Orbs of the Scarab, eccolo qua, figo. Se riposi. Però devo fare. Quando riposo, in automatico, quando riposo guadagno 2 vita più 3 di focus più un incantesimo. Quindi guadagni 5 di vita. No, 7 di penso che no, non lo sostituisce secondo me. Dici? Sì, perché praticamente c'è lo stesso simbolo. È un'azione eroica riposare. Ah, ok. O utilizzo questa o utilizzo questa. Ok, sì. Però questo ovviamente è molto c'hai più potente. C'hai un pochino me di meno. Mi dà meno focus, però mi dà incantesimo. Dai, ti dà più di... Ok, sì. Quindi utilizzi quello che utilizzi quello. Che fai lo scarti? O te lo tieni te? Tieno te, dai. Lo tengo io. Mi dà un incantesimo, però mica un incantesimo ci faccio poco. Vabbè, ah, cioè tu incantesimo. Io lo vedo là. Se eventualmente ti potrebbe servire. Va bene, ok, poi ci penso. Io però posso muovermi. Adesso te muovi. 1, 2, 3 e lo vado a picchiare come un fabbro. E lui va a picchiare. Lui non ha. Lui ha solo armatura 4 contro di me, Quindi beh, vorrei anche potrei picchiarlo bene. Quanto. Devo fare 6 uccidi. Oddio, ma ammazza. Togli 6 tutto insieme, non gliela faccio. Non ti svalutare così. Sei bravo, non ti svalutare. Vado, picchio, perché purtroppo non ho modificatori buoni per me. E vabbè, tu prova. Vado,
Ok, mazza. Facciamo. Vabbè, già l'hai 6 e 2, 8. 6 e 2, 8. Già l'hai gonfiato sufficientemente. Vediamo un attimo. Quanto gli farei? 4. 4. Volendo posso. Non ho più focus per andare giù, mannaggia. 4. E poi gli fai 4 danni. Potrebbe bere questa per altri due danni, volendo. E quindi muore. Cioè? Se io me la bevo e mi faccio 4 focus, posso modificare ancora i dadi 2 volte. Ok? Ah, ok. E quindi gli farei 6 danni, giusto? Volendo, sì. E quindi muore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, preciso. Mazza, oh, che colpo, preciso, ragazzi. Perché utilizza la pozione. Per farmi da 4 di focus. Recupera il focus, utilizza il 2 focus. E questo lo faccio diventare 3. Esatto. Utilizza ancora 2 e diventa 4. Ha utilizzato tutto il suo focus e uccide il Bright. Perfetto. Con colpo 6, 4, 10, secco. E ci piace. E io andiamo a mettere il cuore, esatto, sul portone del boss. Lo guadagno, 1, non solo. Non solo, quando uccidi il mini boss. Ah, esatto, questa cosa qua. Quando si uccide il mini boss, torna indietro. Di 6 la torcia. Stava qui, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma non si attiva. Non si attiva, ovviamente. Buono, molto però buono. Però ci dà respiro a noi. E in più posso scegliere 2 volte tra oggetto cantesimo e oggetto cantesimo. Io mi prendo 2 oggetti. Beh, sì, a sto punto sì. Molto buono. Questo leviamo e ha fatto una brutta fine. E abbiamo già ucciso un boss. Ah, questo mi piace. Ecco, ha beccato. Guarda un po' che robetta, guarda un po' che robetta. Ah. La Throwing Axe of the Bear, per cui una sciona. Ah, però quella è da No, da lancio. È da lancio. È da lancio, ma usa la forza. No, c'ho più 2 aspetta, quindi come la uso? Devo tirare 2 dadi perché è da distanza, ok? Sì. E colpisce a 2 e aggiungo 2 e però tiro. Tiro più sulla forza. È un'arma da lancio proprio quella pura. Cioè, praticamente non usi il corpo a corpo, usi il lancio. La tiri con 2 dadi. La tiri a distanza 2. Tu quanto ce ne hai? No, tu c'hai 3 dadi. No, io usi la forza. Ah, ok, uso la forza, sì, ok, c'ha ragione. Usa la forza. Non è l'agilità che sta. No, usa la forza di distanza. Cioè, okay. Tu vedete la lanci, ma usi la forza a distanza 2. Quindi buono. E c'hai anche un più 2. Buono. Però, non posso colpire quelli che stanno sul mio. Devo. No, sono a distanza 2. E me la metto al posto del martello, va. Eventualmente qua uso Shibash, che è buono. Eh sì, dai. No? Beh, questa comunque lanci nascia a tutta potenza. Quindi, con più 2 è molto buono. E poi c'ho ti ritrovi anni c'hai in più 2 Wall of the Beer, sempre dello stesso set. E ha trovato anche il corno, no? Che è il War Horn of the Beer, perché praticamente ha trovato il secondo pezzo del set. Quindi c'ho l'attacco corpo a corpo, c'ho anche più 1. Eh sì. Ma il corpo a corpo, se questo è da lontano, lo so, è che ho capito. Vuoi la botte piena e la moglie piena? Che serve il corpo a corpo 1? Vabbè, io intanto me le tengo. Questo, se spendo 2 a 4 distanza, tutti i nemici posso spostarli come voglio. Che non è male, perché col quindi suono... Quindi ho già 2 monili, basta, Basta, non ne potete più. Ok, quindi è da distanza questa mia, ok, eventualmente sì. Vabbè, tu praticamente il tuo turno l'hai finito a sto punto, perché hai fatto tutto quello che potevi fare. L'azione eroica l'hai fatta. Sì, mi sono mosso. Le reward l'hai prese, per cui questo riscende di 1. E non ci fa niente. E mostra me. Non stiamo andando male, eh? No. Stavolta stiamo andando benissimo. Le parole famose. Le gufate, quelle classiche. Stiamo andando bene. Quindi queste qua sono le ultime messe, giusto? Quindi sì, anche questa. Esatto. Io andrei a esplorare questa. Esatto, però prima devi fare la trappola. Ho capito, è il mio lavoro. È il mio lavoro. Fare le trappole è il mio lavoro. Per cui Lara, ovviamente, si sposta sulle lame rotanti. Ok. Tira i suoi 3 dadi di agilità con un più 1. Esatto, quindi penso che la superi a occhi chiusi. Devo fare 6. A occhi chiusi. Ma la superi più 2, più 1, più 1. Cioè, ho fatto solo bonus, ma non ho fatto risultati. Però puoi comunque modifica i dadi. Quindi questo qua. Aspetta, tu c'hai un più 1, no? Sì, c'ho un più 1. Ma no, c'ho più 1. Sì, c'ho un più 1. C'hai più 1 lì. C'ho più 1. Quindi allora, se modifichi questo e diventa 3. Più 1, 4, più 1, 5. No, la faccio. Cavolo, muori. Come muoio?
Perdite di vita se non la suoni. Allora, Lara praticamente dice, ci penso io, no, le lame le fermo io. Non ce la fai, no. Ma praticamente ferma le lame con le mani, cioè invece che mette in bastone o qualsiasi cosa, ferma le lame con le mani e dice che quando fermi le lame con le mani non fa tanto bene e di conseguenza... Sto rifacendo i calcoli, ma... No, ma già si vedeva dal tiro del dado che era impossibile. Per cui Lara, per la prima volta, nell'entrata del dungeon, dopo aver disattivato... e schivato tutte le trappole, le lame purtroppo stanno detto che... praticamente stanno ha provato a fermarle con le mani, le ha detto non funziona così e muore, cioè muore ragazzi, quindi non è che muore, inconscia. Semplicemente è unconscious. Il prossimo turno posso tornare in vita solo con il riposo, diciamo, e così. Ovviamente me devo riposare e però recupero 3 di vita e 5 di focus, puoi solo muoverti quindi dopo e posso solo muovere e niente, quindi il tuo turno è andato così, è andato così, passa bene di... Ahimè, entra, vedi, lo dicevamo troppo presto, ci stava andando bene. Entra un altro goblin, un altro amichetto, Mixi, un'altra che volta. È un nuovo Mixi, eccolo qua. Per cui anche lui tira le pozioni e tra l'altro le tira a distanza, sì, a due. Però si può anche muovere, quindi e si muove anche, per cui dice prendato del... Allora, nel senso, come accade anche in altri giochi, se può tirarle perché c'ha il nemico a distanza, le tira. Se no si muove e deve raggiungere una posizione adatta per poi utilizzare, esatto, il lancio della pozione. Okay. Dai che stiamo andando forte. Sì, sì. Secchi, subito, ha detto. Dai che stiamo andando forte. Subito. Jeff, dai. Quindi tocca a me. Eh sì. Questa l'abbiamo fatta scendere, sì. Tocca a me. Esploro sopra a questo punto. Per forza. Vengo da te. No, giù. No. Io tanto me devo recuperare. Esplora sopra. Magari c'è un altro mini boss. Poi ammazzo... non lo so, io perché no, lo shield bash non ce l'ho, dovrei... Io direi, puntiamo al mini boss. Puntavo, questo lo coppi tu. Sì, a parolacci la coppo dopo. Vai, gira. Giriamo la stanza per vedere che cosa c'è. E c'è un altro mini boss! Clamoroso! Mettiamolo così, clamoroso... Clamoroso, un mini boss dietro l'altro. Il secondo mini boss, ragazzi. E tra l'altro fa molto gioco, fa molto videogioco, no? Trovi il boss subito, anzi, due mini boss di fila. Andiamo a scoprire l'ogre Mizga. E c'è un ogre, un grossissimo ogre. Questo è tosto. Questo conviene che lo coppi tu. Però c'ha 6 punti ferita, sì. C'ha 5 di difesa, eccolo qua. Però nel corpo a corpo, quindi come me, è un po' più tosto. È tosto in corpo a corpo, cioè quindi è l'ideale per la magia le armi da lancio. Ok. Io sono un po' più tosto. L'ogre, eccolo qua, lo prendiamo, eccolo qui. Tira fuori l'ogre, eccolo qua. Anzi, no, fermi tutti, mi fa anche subito 2 di danno perché... Ah, perché tu ovviamente avendo esplorato vai sulla stanza. Subito e ti fa 2 di danno perché... chiaramente ti ha fatto l'agguato. Mi sa che mi conviene riposare perché sennò io ho solamente 3 di vita, Che faccio? Bello, certo che riposare, azione riposare. Ah, faccio una bella linea. Davanti a Ogre fa: Ogre, scusa un attimo, ma devo fare un pisolino perché no, se, però se non ero non puoi riposare con un nemico. Non è proprio il massimo. Però puoi andare e puoi riposare. Sì, volendo posso fare così. Il problema è che dopo lui quando... No, aspetta, una volta entrato e c'è un nemico, non puoi più muovere. Quindi o attacchi o t'attacchi. O attacchi o t'attacchi. Ok, quindi prova a menaglie, anche se ho 6 anche se ho 3 di vita solo. Vabbè, ma tu c'è anche il famoso shield bash, che poi non uccide solo i goblin. Sì, lo shield bash non lo posso neanche usare perché c'è fuoco su. No, a parte uccide solo i goblin, per cui alla fine... Proviamo a combatterlo, che ti dico? Proviamo. Vai, fatto sto tiro miracoloso. Volendo però, no, non ce l'ho neanche. Potrei fare Warn Beard per farlo spostare, però non c'ho neanche il focus adatto. No, non c'è, ne manca il focus. Sì. Ne manca il focus. Vado, Vai, mena, fai più. Ah, però gliela devo lanciare, quindi manco lo posso fare. Porca zozza, guarda. Ah, è vero. Quindi? È vero, c'è l'arma, solo l'arma da lancio. Che faccio? In questo caso devo fare così. Me la sposto di qua. Per poter usare l'arma. È per forza. Giusto? Per forza. Vai, e fatte sto attaccone, proviamoci. Corpo a corpo, c'è proprio. Il corpo a corpo, vedi tu quanto riesce a fare. 6 e una 7. Fermi. 6 e una 7 l'hai fatto. Non posso utilizzare... No, 2 focus non ce l'ho. Che sfiga. Però aspetta, c'ho 2, quindi un più una corpo a corpo ce l'ho. C'hai più una corpo a corpo, 6, una 7 più una 8. Una 8. Lui c'ha difesa 5 e 2 7. Gli fa in danno.
E lui te ne fa 4 più 2, 6. 6. Tu c'hai armatura 4. Non posso utilizzare 4 più 1, 5. 4 più 1, 5. Non posso utilizzare il focus per aumentare la mia armatura perché non ce l'ho. Ti fa un danno. Vabbè, butta via. Sta quasi mandato KO. No, però, anche perché se un mocha attacca lui. Il problema è che io posso, cioè, prima di un round non riesco a arrivare. Mo attacca lui. Quindi vado pure io inconscio. Sì. No? Eh sì, perché tu non puoi fare altro. Quindi tocca a lui, però prima che si attiva. Ok. Io guadagno due focus. Bravo. Rivela questa, sto punto, sì, no? Punto rivela, ma tanto non credo che siano. Ah, qui è il covo dei goblin. Tutte le volte che entri, loro stanno dormendo. Quindi tu 4-4 devi riuscire a passare. Vabbè, capito? Agilità 4, insomma, mentre i goblin dormono. E se vinci, peschi da qua. Vabbè. Se no. Noi dobbiamo puntarmi a questo. Allora, buoni, perché? Mo attacca attaccano ora. I goblin, attaccano i mostri. Allora, prima il goblin. Questo si muove di due. Attacca di due, non può attaccare nessuno. Quindi si muove di due verso quelli consci, perché tu non ti può fare niente. Uno e due. E colpisce a due di distanza. E colpisce a due di distanza, uno e due. E te colpisce, uno e ti fa un danno. E lui ha fatto. Mo attacca lui. Mo attacca lui, ovviamente. E meno a me. E mi toglie due. E ti toglie due. Io pure faccio Nina, via. E anche lui, inconscious. Questo andava qua, mi sono scordato. Quindi siamo inconsci tutti e due. Siamo inconsciosi. Scende! Perché tu adesso finisci. No, hai finito il turno, no? E l'avevamo finito, sì. E abbiamo fatto attaccare il Gorni, quindi questo tocca a te. Lei torna conscia. Facendo già l'azione eroica. Facendo l'azione eroica, per cui come azione eroica io riguardo 3 di vita, 1, 2, 3. E 5 focus. E 5 le focus che torna. Quindi puoi solamente muoverti adesso. Posso solamente muovermi. E non puoi attaccare, quello è il problema. Che fai? Praticamente, sì, purtroppo. O vengo qua. Ma poi attaccherebbe. No. Loro ancora non attaccano. Tanto lo posso. No, perché nel momento stesso che entro in una stanza con Cercobi mi devo fermare. Devi fermare. Solo se avessi avuto l'abilità stealth potevi passare. Per cui mi devo togliere quello, dai. Un bel problema. È un bel problema. E niente, dai, mi muovo qua. E te fermi lì adesso. Non puoi fare nient'altro, purtroppo. Non hai azioni, diciamo, gratuite che puoi fare. Cioè, anche volendo lanciare l'incantesimo, si potrebbe lanciare l'incantesimo dopo che potrei due danni a lui e due danni a lui. Perché forse potresti sperare, magari. Tolto la distanza 1. In una stanza di quelle che puoi ancora muoverti, magari c'era una cosa che spendendo focus potevi teletrasportarti. Quindi magari potevi provare qua. Ma però. Non ci sta niente. Insomma, qua non so che ci potrebbe stare. Ma qui non posso girare. Lo so, ma è il rischio qui grosso. Poi. Se c'è un goblin, sono cavoli. A parte che qua devi ancora. Anche quando mi sveglio? E devi evitare la trappola, certo. Ah, per forza, sì. Ah, giusto. E comunque la trappola non l'hai evitata. Magari un'altra volta. Maledetto, Davide. Che cosa fai con l'agilità, no? Sì. Di nuovo con l'agilità, proviamo. Stavolta 5. Più 1, 6, mi pare l'agilità, ce l'avevi girata più, no? 5, sì, c'ho 5 più 1, 6. Quindi i due inutilizzati te li prendi. Perché mi prendo due focus? Ah no, sono già pieno. Per cui 5 più 1, 6, riesco a superare la trappola. Quindi puoi muoverti. Per cui già va bene. E a questo punto mi muovo. Ritorni là, ok. Ritorno, mi fermo qui dal goblin. Non lo posso, ovviamente, a questo punto attaccare perché avevo già fatto l'azione eroica. No, in realtà non mi posso muovere. Sì. Se ho fatto l'azione eroica di riposo, mica mi posso muovere poi. Sì, puoi solamente muoverti. Ah, con l'azione di riposo. Con l'azione di riposo puoi muoverti. Ah, vado direttamente da lui, dai. No, pensavo come se fosse come il combattimento, che una volta che poi hai combattuto e hai fatto l'azione eroica non ti puoi più muovere. Beh, no, se ti sei mosso già non ti puoi più muovere, se ancora devi muoverti ti puoi muovere. Posto, certo. Vabbè, rimango lì e che Dio ci mandi buono. Che Dio ci mandi buono. Si è mosso, è andato qua e niente, tocca a me e io mi devo rialzare pure io. Tu ti rialzi con 3 di vita. Vedi, se avete tenuto l'orb, vabbè, no, forse è meglio. E 5 focus, quindi torno pieno. Questa me l'ha risposto. No, la tengo così, mi conviene tenerla così, perché comunque corpo a corpo eventualmente da lontano. Per Goblin posso fare il change. Sì, tanto adesso Goblin non c'è, cioè adesso noi ci preoccupa più che altro di Logre, insomma. Che pure noi ne abbiamo fatto, cioè se siamo solo ripesi, basta così. E basta, sì. Cazzo, saladra. Per cui, vabbè, non puoi fare nient'altro. Potrei muovermi e andare a vedere che c'è qua, ma conviene? Si becchi in Goblin? Merda, cazzo,
ti fanno un altro danno. Se becco la stanza del boss, ma tanto dobbiamo ammazzare quello, quindi... Se ci fosse la stanza del boss sarebbe fantastico, ma tanto in ogni caso... Ma tanto potremo vederla dopo, guarda un po'. Tanto ne mancano due, per cui potrebbe esserci già la stanza del boss. Ma tanto possiamo vederla dopo, eventualmente. Sì. E siamo quasi arrivati, ragazzi. Però dobbiamo ammazzare Goblin. Dobbiamo ammazzare Goblin. Perché non ci abbiamo manco tanta vita per affrontare il boss. Cioè, non è che stavamo messi benissimo. Sì. Stavamo bene, no? Stavamo bene. Lui ha detto, stiamo andando fortissimo. Iaie. Va bene. Un momento, potrei usare l'azione gratuita per spostare tutti i nemici di due caselle, anche lontani, volendo, dove lo potrei spostare lui lontano da te, però poi lui si rimuoverebbe dei due, quindi... E poi adesso ne arriva un altro, esatto. Ma adesso arriva anche un altro Goblin. Che faccio? Aspetta a usarla eventualmente? Oddio, a me questo se tu me lo sposti di 2, 1, 2... mi potrebbe convenire, perché io poi al turno mio mi posso muovere e ti vengo da ammazzare, cioè vengo a menare la logre, e se no devo combattere con quello, non mi posso muovere. No, se appena entri in una stanza con un mostro sei obbligato a fermarti. Se cominci dalla stanza e c'è un mostro puoi muoverti. Ah, ok. Va bene. Se te lo mando lontano, poi lui si potrebbe muovere quando è il turno su, e quindi comunque ti attacca. Eventualmente... No, lancia le pozioni, okay. No? Quindi te beccherebbe lo stesso. Però se tu non ti... Vabbè, aspettiamo nel caso magari. Sì, vediamo un attimo dopo. Come gira. Ok, quindi è il turno loro, perché io pure non posso fare nient'altro. Arriva un altro Goblin. Arriva il secondo Goblin. E sono già due. Che arriva all'entrata. E arriva, vabbè, non sta Big Goblin. Ah, questo è quello un po' più stabiluccio. Il problema qual è? Che avendoci due Goblin in gioco, ognuno di loro adesso praticamente fa un danno in più. Per cui fanno due danni ciascuno. Quindi uno a meno tocca farlo fuori. E mosta me. Giusto? Perché dopo attaccano loro. Mosta me, no? Esatto, dopo attaccano tutti i nemici. Allora, o vengo qua a sto punto a Dalogre. Io direi che... Perché dopo, allora... Devo menare l'ogre. Lui è il mixi, quindi lui dopo non si muove e ci colpisce. Ma intanto magari siamo riusciti a buttare giù l'ogre. Vediamo un attimo, calcoliamo un attimo. Ok, lui si muove di 4 perché non colpisce nessuno. Mm-hmm. 3, 4, quindi ci colpire... No, lui quindi arriverebbe qui e non fa niente. Oppure arriverebbe qui se tu rimani fermo. No, ma io direi di andare a menare l'ogre. Quindi lui colpirebbe e farebbe due dei danni, però dei danni io non muovo comunque. Io ancora no, anche io. Perfetto, allora ce l'ha proprio, giochiamo cattiva. 1, 2, muovo anch'io, entro dentro la stanza con l'ogre. Che cosa fai però un momento? Perché lui è corpo a corpo, non conviene o da lontano o con la magia. Ah, da lontano, beh, giustamente c'ho la balestra, per cui mi fermo qua. Questi andavano messi qua perché ce li dobbiamo ricordare, vedi. Ah sì, famosi. Sono che poi serviranno per il boss. Serviranno per il boss, per sconfiggere il boss. Allora, o lancio l'incantesimo e faccio due danni sia a lui che a lui. Che non è male. E ce li togliamo proprio dalle scatole. Così già uno lo togli. Però poi se lancio l'incantesimo non posso sparare con la balestra. Perché con la balestra gli con la balestra potrei fare qualche danno in più. Sì, perché non ha, cioè ha solo difesa 5. Ci proviamo? Valore balestra? Vado in balestra. Valore balestra, vai. Andiamo di balestra. Andiamo di balestra, speriamo di fa. Quella era buona se tu facessi un attacco, un attacco corpo a corpo. No, io non posso attaccare un corpo a corpo. No, no, però se ci avessi avuto un corpo a corpo, poi ci avevi anche la magia. Vedi, in quel caso era buona. Vado, vai con la balestra. Vado di balestra. 6, 4. Ovviamente ne userò solo uno di questi. Quindi 6. E devi manipolare un po' dei dadi, per forza. Devo manipolare un po' dei dadi. C'ho il focus pieno. 6 e 1, 7, giusto? O 6? 6 più 1, 7. Più 1, 8. E già stai a 8, fermi tutti. Poi, manipola questo. Questo lo manipoliamo? Lo mandi in giù, quindi diventa 3. Questo diventa un più 2. No, 3. No, dopo 4 c'è 3, quindi lo devo arrivare ancora 2. Okay. Per cui 1, 2, 1, 2. Quindi già hai fatto 8 e 2, 10. 6 più 2, 8. Più 2, 10. E penso che non riesco a fare altro.
In questo caso... C'ho 5. 5, quindi togliesti 5 adesso. 1, 2, 3, 4, 5. Mamma mia! Che spettacolo! Grande! 5, morto Lodge, tra l'altro. Tra l'altro. Guadagniamo un focus subito per lancio della balestra. Esatto. E guadagniamo un cuore del 6. Sì, perché è l'unico che non ho usato. Perfetto. L'unico che non ho usato. No, allora, questa torna dietro le 6. Buono. Lodge l'abbiamo ammazzato e abbiamo aperto... E possiamo aprire. Possiamo aprire il portone. Come ricompensa, come reward, ovviamente posso... Oggetto... Oggetto incantesimo. Io andrei con oggetto. E l'altro ce lo togliamo. Ma sì. Oggetto. La Mage Blade of the Scarab. Questa è buona, io me la ricordavo. Che è una bella spada, però anche questa è sempre un po' tarata per il mago, tra virgolette. Perché mi pare che usi la magia, mi pare. Oppure Cerimonial Spear, che anche questa. Cerimonial Spear. Meno uno a forza, per la magia c'è andato in più. Diciamo che non mi ha detto molto bene. Sempre per il mago, cavolo. Tutta roba per mago. Forse terrei eventualmente la scarab cosa, eventualmente. Mi stacco il ward e tengo il Mage Blade. Quella praticamente ti per il corpo a corpo usi la magia, quindi anziché un dado ne tiri due, non è male. Che già è qualcosa in più. E quando faccio corpo a corpo automaticamente guadagno anche due defocus. Molto bene. Questa la scarto pure questa. C'ho ancora l'incantesimo disponibile. Scarab, ah no, c'hai solo uno scarab. E basta, no? Quella non è male però, sì. E mo, basta. Fatto tutto. E dobbiamo trovare la famosa porta del porta boss. Del boss, che potrebbe essere questa. No, forse questa. Perché le ultime che abbiamo messo sono queste due. Sì. Sì. Potrebbe stare. Quindi, tu ti sei mossa e sparato. Questo scende uno a sto punto, però. E mo tutti attaccano. E tutti attaccano, per cui. Prima che attaccano possiamo rivelare. Io prendo due defocus, ma sto già pieno. Prima che attaccano possiamo rivelare. Vai. Ci proviamo? Sì, riveliamo questa. Vai. E ci dice veramente un gran culo assurdo e che abbiamo beccato proprio. Cioè, assurdo. La stanza del boss. Mini boss. Non l'avevamo fatto apposta, assurdo, ragazzi, vi giuro. Assurdo. Culo assurdo. Per cui sappiamo che qui c'è il boss. E abbiamo anche la chiave per poter entrare.